Niente male l'allineamento, tutti ben allineati. Partono piano i numeri alti, il 7 e l'8. Cerca di mantenere la corda Sanson da un attacco esterno di Soledad, la Sol. Allargo ancora Sparviere, passa Soledad. Galoppa sia Sanson che Soledad, 13 e 7 il lancio. Nelle prime posizioni vediamo anche il 5 di Santos VF che è in seconda posizione in schiena a Sparviere e Matteo Orlando si pone in corda precedendo gli altri. Il 10 di Sexy Model, 30 scarsi per i 400 e viene via in terza ruota il numero 7 di Super Par, ma Sparviere per il momento fa buona guardia e giunge così ai 600 tranquilli in 46 e 3. Ed ora il 7 di Super Par va a coprire Santos, in seconda pariglia c'è l'8 di Shumi Pride, mentre a tenere la testa delle operazioni è sempre Sparviere RL. E si giunge così a metà corsa, passata in 1 e 3, un 16 e 7 per Jenny Ricci e Sparviere, che hanno in schiena il 5 di Santos, a destra il 7 di Super Par, mentre in seconda pariglia c'è l'8 di Shumi Pride. E i cavalli in accelerazione al chilometro in 1.18 e 6, un 15 e galoppa Santos VF che era ben posizionato, mentre viene via l'8 di Shumi Pride. Shumi Pride ora va a dare un severo attacco a Sparviere, mentre al largo di tutti avanza anche il 12 di Siviglia Font. 1.33 e 3 quarti di miglio con Sparviere superato al largo da Shumi Pride, mentre si avvicina VP con Siviglia Font. E dovrebbe essere ora fra Agostino Castaldo e VP dell'Annunziata il match di questa prima corsa. Entra in retta d'arrivo l'8 di Shumi Pride al comando, ma a largo viene via Siviglia Font. Siviglia Font e VP vanno all'attacco di Shumi Pride, i due sulla stessa linea, cavalli a 100 dal palo, sembra poter ancora tenere una testa davanti l'allievo di Agostino Castaldo. 2.4, 1.17 e mezzo per una vittoria davvero meritata di Shumi Pride ed Agostino Castaldo. Per il secondo Siviglia Font bene nelle mani di VP, mentre per il terzo andiamo a rivedere le immagini. Quindi ecco le immagini che ci fanno vedere la bella vittoria di Shumi Pride ed il suo interprete Agostino Castaldo, mentre per il terzo all'interno e dovrebbe essere il numero 4 di Sparviere RL con Jenny Riccio a tenere a bada all'attacco esterno di Sibelius Gall. Quindi il probabile arrivo dovrebbe essere 8-11-4, la corsa vinta da Shumi Pride e Agostino Castaldo.